Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly e oggi voglio parlarvi di ASMR, ossia Autonomous Sensory Meridian Response, letteralmente risposta autonoma del meridiano sensoriale. E non tanto del fenomeno dell'ASMR o di chi registra video ASMR, quanto di come interagisce l'ASMR con la cosiddetta Regola 34. Infatti questo è un nuovo episodio di Deep Dark Diary. Cominciamo col parlare di ASMR. La prima cosa a cui tantissimi pensano quando si parla di ASMR sono appunto questi video in cui ci sono molti rumori di fondo, in cui vengono evidenziati soprattutto appunto i rumori di fondo, oppure ci sono delle voci molto basse, sussurrate, bisbigliate, ma in realtà ovviamente c'è qualcosa di un pochino più complesso alle spalle. La risposta del meridiano sensoriale dovrebbe essere una sorta di formicolio che parte da dietro la testa, dietro il collo e scende lungo la schiena. Di solito è provocato da degli stimoli visivi, tattili o auditivi. Ed ecco quindi che, in generale, nell'ambito delle produzioni video, per esempio nei video YouTube, ma ormai anche in diretta, per esempio nelle live su Twitch, possiamo avere varie forme di stimoli visivi. Per esempio la più semplice può essere quella dello youtuber, del videomaker, che sta coccolando degli animali o dei pupazzi di peluche. Oppure degli stimoli auditivi, quello per cui per molti è famoso l'ASMR, quindi questi rumori che vengono registrati con microfoni di alto livello, con i cosiddetti microfoni binaurali, che danno un senso di stereofonia profondamente immersivo. E ovviamente stiamo parlando di rumori rilassanti, certamente non di cacofonie, non di rumori dissonanti, ma di suoni che debbono essere molto rilassanti. Inoltre, restando nell'ambito auditivo, possiamo avere degli stimoli vocali, per esempio l'utilizzo della voce soffusa, o l'utilizzo del cosplay, per l'appunto i sussurri, i bisbigli, anche i click linguali possono essere utilizzati nell'ambito dell'ASMR, e li utilizzano tantissimi, e ci sono anche molte persone che apprezzano questa tipologia di contenuto. Ovviamente il bravo creator si metterà in gioco per cercare di portare degli stimoli misti, quindi potremmo avere dei video dove ci sono dei contenuti che cercano di portare sia delle stimolazioni visive, sia delle stimolazioni auditive, vocali, sensoriali, di ogni genere. Oppure alcuni video che si concentrano su degli stimoli misti, e altri video che si concentrano su una diversa e specifica tipologia di stimolazione. Non mancano moltissimi contenuti con l'audio binaurale, e questo è molto interessante perché in generale, soprattutto sulla piattaforma di YouTube, al di là dell'ASMR, vi sono moltissimi progetti particolarmente interessanti proprio per l'immersività che presentano, proprio per l'utilizzo dell'audio binaurale. Ovviamente quando si realizzano dei contenuti per internet bisogna sempre tenere a mente la omnipresente Regola 34, quella che ci dice «se esiste, ce n'è anche una versione porno». E sì, ovviamente esiste l'ASMR in versione porno, quindi dove si cerca di creare delle stimolazioni sensoriali non solo per il meridiano sensoriale, ma anche per, diciamo, altri chakra. Purtuttavia, il problema che si pone in certi casi riguardo all'ASMR è un pochino più profondo. Infatti quelli che all'apparenza sembrano video innocenti, magari dello youtuber che sta presentando i propri pupazzi di peluche o che fa il cosplay di un venditore di qualcosa, possono diventare qualcosa di molto interessante e molto utile per il sottobosco delle persone che hanno determinati fetish e vogliono curare in qualche modo questi determinati fetish. E questo anche se le immagini trattate effettivamente non sono nulla di particolare, sembrano innocenti a prima vista, non vanno a violare ovviamente nessun termine di servizio di piattaforme come YouTube e Twitch, ma per qualcun altro sono un modo di violare i loro meridiani sensoriali abbastanza da spingerli magari a fare attività self-service. Infatti, alcuni youtuber ASMR, mano a mano che il loro canale cominciava a crescere sempre di più, cominciava ad attirare sempre più pubblico, cominciavano naturalmente a vedere anche tra i commenti delle richieste che venivano dal pubblico per puntare a determinati contenuti, e c'era anche chi offriva interesse, cercava di offrire quella tipologia di contenuto. Una delle cose tipiche, che è quella per cui ho scoperto questa cosa quando ho parlato dei Lunar sul mio canale arancione, ho scoperto questo sottobosco di moltissimi video che ci sono su YouTube che sono dedicati ai Lunar, alla categoria delle persone che hanno il fetish, il feticcio dei palloncini. Ed ecco che
Un youtuber ASMR a cui tantissime persone chiedono di realizzare dei video dove gonfia, gioca o fa scoppiare dei palloncini, a lui possono sembrare qualcosa di magari rilassante, qualcosa che magari richiama l'infanzia, sino a quando poi qualcuno nei commenti non gli dice: "Guarda che con questi video che stai realizzando ci sono delle persone che si masturbano". Ed ecco che qualche youtuber non è più stato molto felice di questo. Ci sono stati degli youtuber in passato, in particolar modo una youtuber australiana che aveva cominciato a fare moltissimi video in questo genere, che poi ha tirato giù tantissimi video dal canale e poi, in un video di scuse, ha detto che non si sentiva molto a suo agio, sapendo che con i contenuti che realizzava c'era qualcuno che stava facendo attività in self-service. Questa cosa la faceva sentire un tantino a disagio. E per carità, ci può stare benissimo. Io, quando ho aperto il mio canale su Pornhub, ero consapevole che mi trovavo e mi trovo in una piattaforma abbastanza complessa, una piattaforma per persone adulte, quindi da una piattaforma frequentata da una certa categoria di pubblico. E ne sono consapevole, per cui ho fatto la mia scelta. Ovviamente chi pubblica dei contenuti su YouTube a livello di ASMR suppone di rivolgersi a un pubblico molto generalista, cerca di creare magari un canale per famiglie, cerca di farlo diventare un hobby, di magari farlo diventare una professione, proprio quello del contenuto ASMR. Ed ecco che questa notizia può arrivare tra capo e collo nel modo sbagliato ed essere accolta, appunto, con una certa diffidenza. Voi che cosa ne pensate? In fondo, determinati video possono essere considerati uno stimolo, anche quello magari appunto di meridiani differenti da quello sensoriale, oppure è il caso che determinati contenuti destinati ad un pubblico adulto rimangano limitati alle piattaforme destinate a un pubblico adulto, anche se stiamo parlando, come ripeto, di contenuti innocenti, almeno a prima vista contenuti innocenti, non comunque espliciti in questo senso? Oppure ci può essere una giusta via di mezzo? Siete d'accordo con quegli youtuber che hanno tolto i loro contenuti e ridotto molto le collaborazioni o l'ascolto del pubblico per evitare che i loro video finissero in questo sottobosco? Oppure, in fondo, la regola 34 ci fa capire che tantissime cose su internet esistono ed è difficile combatterle, perché si può solo entrarne a far parte o uscire completamente da internet? Non lo so, sono curioso di sentire la vostra, parliamone nei commenti qua sotto. Io sono Grizzly, questo era Deep Dark Diary, noi ci vediamo al prossimo video.